Tanto amore per tutti ragazzi, hola gente, io sono Fra MTK e oggi sono tornato su questo canale per iniziare quella guida introduttiva agli eroi che accennavo nell'altro video. Visto che però gli eroi sono molti, ho deciso di partire in ordine alfabetico, per cui il primo eroe che tratterò è Abaddon. Abaddon è un eroe un po' strano perché può essere giocato sia come semi-carry che come semi-support, anche se io preferisco giocarlo da semi-support, per cui appunto questa guida vi spiegherà un pochettino come secondo me è meglio utilizzare Abaddon semi-support. Detto questo, comunque è inutile star qua su questa schermata e andiamo subito alla spiegazione. La sua prima abilità si chiama Spirale della Nebbia, un'abilità un po' strana perché a livello massimo può infliggere 250 unità di danno ai nemici oppure ricaricare la vita di propri alleati di 250 unità. Lanciare questa abilità costa sempre 75 unità di mana, ma a livello massimo farà consumare ad Abaddon, oltre a queste 75 unità di mana, 150 HP. Questo vuol dire che bisogna essere abbastanza cauti nell'utilizzare questa abilità perché utilizzarla in situazioni sbagliate potrebbe farvi scendere troppo la vita e quindi mettervi in situazioni di pericolo. Utilizzare questa abilità con meno di 150 HP disponibili risulterà in un suicidio. È sempre meglio suicidarsi rispetto che farsi uccidere da un nemico, questo perché così facendo si nega la ricompensa in oro e in esperienza per la propria uccisione e inoltre il contatore delle serie di uccisioni proprio non viene azzerato. In questo modo, dopo essere respawnato, si potranno continuare le serie di uccisioni per arrivare a ricompense più alte. La seconda abilità, e forse la più importante di Abaddon, si chiama Scudo Afotico. Questa abilità permette di piazzare su se stessi oppure su di un alleato uno scudo che a livello massimo assorbe 200 unità di danno. Una volta assorbite queste 200 unità di danno, lo scudo esploderà, rilasciando a tutti i nemici circostanti il danno assorbito. Nel caso in cui non si raggiungono queste 200 unità di danno, lo scudo comunque esploderà dopo 15 secondi, rilasciando il danno assorbito fino a quel momento a tutti i nemici vicini. Lo scudo ha inoltre l'abilità di rimuovere la maggior parte delle stun e dei buff negativi dagli alleati. Questo permette di salvare un alleato nel caso in cui stia per morire appunto da un buff negativo nemico, oppure di togliere la stun a un alleato in teamfight in modo che esso possa tornare a combattere. La terza abilità di Abaddon e a mio parere la meno importante si chiama Maledizione dell'Averno. Questa abilità è una passiva che applicherà un debuff ai nemici per 2,5 secondi, che rallenterà la loro velocità di movimento e di attacco del 20%. Inoltre per 4,5 secondi tutti gli alleati che attaccheranno lo stesso nemico che sta attaccando Abaddon riceveranno un bonus alla loro velocità di movimento del 15% e alla loro velocità di attacco di 40. È importante notare che il bonus alla velocità di attacco agli alleati è di 40 unità e non del 40%. Inoltre questo debuff viene applicato prima del primo colpo che Abaddon infligge al nemico. In questo modo appunto il primo colpo che Abaddon infliggerà ad un nemico risentirà già del bonus della sua passiva. Arriviamo ora all'abilità caratteristica di Abaddon, e cioè la sua ulti, tempo rubato. Questa abilità a livello massimo ha un cooldown di 40 secondi e una durata di 5 ed è un'abilità un po' strana perché non costa nulla di mana attivarla e può essere attivata in qualsiasi momento oppure si attiverà passivamente quando Abaddon scenderà sotto le 400 unità di salute. L'attivazione di questa ulti comporterà che tutti i danni subiti da Abaddon, anziché arrecargli danno, gli ricaricheranno la vita. È inoltre importante notare come anche l'abilità come la sua Q ricaricheranno la vita ad Abaddon dei 150 anziché toglierla. Quindi questo vuol dire che in questo lasso di 5 secondi in cui ci sarà l'abilità attiva sarà molto più utile far danno ai nemici oppure ricaricare la vita agli alleati, dato che non si avrà questa penalità dei 150 HP rimossi, ma anzi si avrà una specie di bonus di 150 HP che verranno ripristinati. Come ho già detto, io Abaddon preferisco giocarlo da semi-support rispetto che da semi-carry. Per cui, come oggetti direi di iniziare con due tango, oppure un tango e un balsamo curativo, una pozione di chiarezza, tre bastoncini di ferro e il corriere animale se nessun altro l'ha già comprato. Altrimenti, comprate delle ward al posto del corriere animale, dato che è inutile averne due. Oltre al corriere animale, ricordatevi a 3 minuti di comprare il corriere volante, che è un potenziamento appunto da dare al corriere animale. In questo modo il corriere animale si alzerà in volo e diventerà più veloce.
Una volta in lane, vi consiglio di comprare un paio di stivali della velocità, in questo modo potete essere più d'aiuto ai vostri compagni essendo più veloci e un po' più difficile da uccidere per i nemici. Questi stivali andranno poi potenziati in un paio di stivali della quiete nel caso in cui non vorrete essere molto attivi con gli attacchi normali, altrimenti in caso contrario comprate un paio di scarponi della potenza. Dopodiché vi consiglio di comprare una bacchetta magica. Questo oggetto vi permette di ripristinare una buona parte di salute e mana istantaneamente, per cui renderà un pochino più difficile ai nemici uccidervi. Dopo la bacchetta magica vi consiglio di comprare un meccanismo, che è un oggetto molto utile perché vi permette di ripristinare 250 unità di vita a tutti gli alleati nei dintorni, ed è un oggetto secondo me molto utile su Abaddon perché grazie alla vostra ulti l'avversario non potrà uccidere voi prima che voi possiate utilizzare il meccanismo. È importante comprare massimo un meccanismo per squadra normalmente, dato che quest'aura che ridà 250 di vita non può essere usata a meno di 25 secondi l'una dall'altra, quindi usando due meccanismi troppo vicini tra uno e l'altro di fatto uno dei due verrà sprecato. Un altro oggetto che secondo me è abbastanza buono su Abaddon semi support è una falce device. Questo perché questo oggetto fornisce una buona rigenerazione del mana, che è un campo in cui Abaddon manca molto. Inoltre vi garantisce un metodo per disabilitare un nemico, dato che appunto Abaddon non ha nessuna stun. Inoltre, dopo la falce device è buono prendere l'offerta di Vladimir, qualche volta è anche meglio prenderla prima della falce device l'offerta di Vladimir, questo dipende un po' da partita a partita, e questo perché l'offerta di Vladimir vi garantisce un 5% in più di danno bonus a voi e agli alleati intorno e un 15% di lifesteal, appunto sia a voi che a tutti gli alleati che avrete nei dintorni. Infine, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualche considerazione, qualche suggerimento su come usare questo eroe, scrivetelo pure qua sotto nei commenti. Ovviamente siete liberi anche di criticarmi, di dire non ne capisci niente, perché alla fine ognuno gioca un eroe come vuole e dipende anche da partita a partita che oggetti prendere e come costruire un eroe. Comunque, appunto, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale di Wagna e magari passate anche dal mio. E che posso dire? Io sono Fra MTK. Addio.